Ciao ragazzi, diretta dalla Spagna. Oggi parliamo di seghe. È un argomento molto attuale, una pratica molto diffusa. Si pratica nell'intimità. L'ho praticata su Instagram con molto piacere. Due pequeño protagonista nei trend topic dei social dopo che un suo video hot finisce per sbaglio su Instagram. Il filmato in cui l'artista si masturba a favore di videocamera è rimasto online solo pochi secondi, ma tanto è bastato per scatenare le reazioni ironiche degli utenti con decine di commenti sui social. La risposta un poco imbarazzata di Kepekegno non si è fatta però attendere. E insomma, con una sega penso che non si uccide un cane, non si picchiano dei bambini né niente del genere. Ovviamente il video è andato per sbaglio, diciamo, si è reso pubblico per sbaglio, quindi ovviamente per chi ovviamente non l'avesse capito, non volesse capirlo, chiaramente è stato un incidente. Addirittura dei siti come il Fatto Quotidiano si sono permessi di dire che la cosa non era fatta per sbaglio. E poi insomma, mi dispiace per i bigotti, per benisti convinti. Io so di essere odiato, invidiato, però io personalmente non andrei a vedermi un video in cui un rapper si fa una sega.